Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi ragazzi siamo ad un nuovo video collaborazione con The Sims Squad. Allora, ovviamente io vi dico subito che vi lascio in descrizione tutti i link dei canali che hanno partecipato a questa collaborazione. Sono molto contento di fare questi video perché diciamo è un modo per me, uno stimolo diverso. Allora, abbiamo deciso di creare un sim. In questo caso io molto probabilmente ne creerò due, ma non lo so ancora, sto decidendo, che rappresenti il nostro segno zodiacale. E voi vi starete chiedendo perché tu ne dovresti fare due. Ovviamente perché io sono del segno dei gemelli, ragazzi, e quindi avevo intenzione di fare magari due simili. Però io non vorrei mettere un video velocizzato questa volta, quindi magari, non lo so, ne farò uno, vediamo un po' come va. Ho preso uno dei miei primi sim, uno dei sim creati proprio all'inizio di quando io ho preso The Sims 4, e quindi voglio vedere come lo andrò a modificare, appunto, con tutte le nuove cose e pensando che debba rappresentare un po' Gemini, allora, oppure gemelli. Innanzitutto, vabbè, si chiama Anthony Gemini. Come diciamo, come caratteristica, diciamo, come aspirazione, non so se dargli una cosa tipo popolare. Allora, come tratti sicuramente gliele andrò a cambiare. Io credo che i gemelli siano molto creativi, cioè io sono gemelli e sono una persona creativa. Devianza direi di no, perché io sono abbastanza ligio alle regole. Luogo ci... Secondo me più una cosa creativa. Cosa abbiamo? Creatore magistrale, autore di bestseller, pittore straordinario, genio musicale, attore magistrale. Io direi appunto, anzi no, guardate, c'è questa cosa delle doppie facce che mi piace, quindi lo facciamo attore magistrale. Per quanto riguarda i tratti invece, raga, vabbè, io li vado a togliere. Sicuramente una testa calda, perché siamo lunatici, e quindi forse una testa calda. No, ma più che testa calda io metterei il tratto instabile, raga. Se c'è un po' egocentrico, forse sì, raga. Geloso, paranoico. Oddio, ma lo faccio bruttissimo. No, allora devo mettere sia aspettate, allora voglio mettergli instabile, perché instabile ci sta col fatto che dicono sempre che siamo un po' doppia faccia noi. Io non credo, io credo più che siamo lunatici, quindi instabile, ecco, infatti, per l'appunto. Poi io direi che siamo ligi, quindi alle regole, quindi ordinati, perché io sono una persona ordinata. E poi sono anche ambizioso, devo dire la verità, quindi, oddio, io metterei macchina da ballo, ma quella è più una cosa mia. Ambizioso, quindi i tratti, diciamo, più di stile di vita che amante della famiglia, buon amicone, perché effettivamente questi potrebbero, volendo essere... Potrebbero starci, raga, però è inutile mettere creativo, buffo. Testa calda mi piace perché era un po' la cosa dell'avere la doppia faccia, ma non abbiamo la doppia faccia. Poi io sono gemelli ascendente gemelli, quindi ne dovrei avere quattro. Ma vi svelo un segreto. Io ho, diciamo, il mio secondo, il mio gemello immaginario, si chiama Fabio. L'ho sempre chiamato Fabio, quindi questo... volevo dirvelo. E quando, cioè, da sempre io c'ho Fabio a fianco a me, ogni tanto mi sveglio che sono Fabio, ma non sono bipolare, cioè, capitemi. Fabio è più quando magari mi sveglio con la luna storta, magari gli altri dicono, ecco, non si è svegliato Daniele ma si è svegliato l'altro, no? Io gli ho dato un nome che è Fabio, che era il nome, diciamo, che mia madre era in dubbio se chiamarmi Daniele o Fabio, ecco, quindi io da sempre mi porto dietro anche una parte di Fabio. Poi quando ho scoperto di essere gemelli ascendente gemelli, ho deciso che la mia terza parte sicuramente è una parte femminile, è una donna sicuro, cioè non so come si chiama, però sicuramente c'è come terza parte la parte femminile. La quarta invece è quella che sto cercando di scoprire. Comunque,
poi vi darò degli aggiornamenti. Comunque il nostro Anthony io lo trovo molto carino, gli ho dato questi capelli verdi, però raga, siccome ho appena aperto il gioco mi è venuta la cosa di Black Lives Matter, io ne approfitto di questa collaborazione per fare un simmino di colore, un colore tra l'altro che magari non ho mai utilizzato, tipo questi qui, perché io solitamente se li faccio più scuretti o comunque mi piace anche tantissimo questo colore un po' mulattino, questi mi piacciono tantissimo, quindi volevo usare una cosa più tipo così. Ok, quindi direi che il capello verde non ci sta, o forse sì, ci potrebbe anche stare. Oh girl, bellino. Allora, siccome io... Oh girl, bellissimo, adorerei. Sciccherie. Anche bianco e anche biondo ovviamente ci starà bene. Adoro. Rossiccio. Beh, ci... rosso così mi piace. Devo dire la verità. Oddio, che strano questo sim. Vabbè, un buono pazzesco, raga. Capello nero. Oddio, io lo farei biondo addirittura, raga. Cioè, proprio così. Ma anche rosa. Ma sì, ragazzi, siamo anche nel mese del Pride, quindi voglio essere super strong. Voglio fare un sim super strano, super... Ma più che strano, super unico. Cioè, perché ragazzi, l'unicità e le differenze sono le cose che ci rendono belli. Sono le cose che ci rendono... perfetti, secondo me la perfezione sta nell'unicità e l'unica cosa di cui dobbiamo, diciamo, essere certi è di essere umani prima di tutto. Essere umani è già il requisito che serve per essere rispettati, punto. Non c'è nulla di più, nulla di meno. Essere umani. Comunque, questi occhi io li volevo un po' ingrandire. Mi piacciono i sim con gli occhi grandi, devo dire la verità. But, allora, sicuramente le labbra, raga, non li metterei questi. Metterei delle labbra un po' più... Toglierei un attimo la barba. Gli metterei... no, quello era il trucco. Scusate, questa è la barba. Metterei delle labbra un po' più carnose, ma gliele scenderei. Però la barba ci sta, raga. Allora, ecco, su questo forse potremmo mettergli tipo una barba un po'... tipo nera per fare da contrasto. Allora, avevano aggiunto questa barba con... non mi piace, mi sembra come se abbia il doppiamento, raga. Preferisco comunque sempre questa. Bellina, però dovremmo mettere anche le sopracciglia nera. Le sopracciglia nere. Beh, adoro, però io, raga, andrei di sopracciglione bello grosso. Sì, un po', capito, marcato. Adoro, sì, vai, maschio, lo voglio maschio, questo simmino. Andrei di piercing, ragazzi, ovviamente. Vabbè, il piercing al naso ci starebbe, ovviamente, raga, lo sapete, io metterei il septum, ma vabbè, mi piace anche questo, però devo dire l'anellino. Sicuramente io odio questo tipo di piercing al naso, ve lo dico molto apertamente, però anche il piercingino qui sul sopracciglio non mi dispiace. C'è anche il doppio piercing o l'anellino. Allora, sapete cosa? Io metterei il septum così a far vedere che... Dove sta il septum? Eccolo qui. E lascerei questi orecchini. Mi piace, mi piace. Poi, sì, trucco, ragazzi. Voglio mettergli il trucco. Voglio avere un sim nuovo. Cioè, un sim che sia un po' futuristico. Nel senso, un uomo con il trucco. Perché, raga, che palle che noi uomini non possiamo mettere i trucchi. Cioè, comunque, non è che non li possiamo mettere, ma non abbiamo ancora il coraggio di metterli e di far vedere che anche noi possiamo mettere il trucco e chi se ne frega. Possiamo anche dipingerci le unghie e andrebbe bene lo stesso. Ma la società ancora non è proprio prontissima a questa cosa. Comunque, per non velocizzare questo video, credo che farò un solo sim. Ma più che non è pronta, raga, è che ci si scandalizza, cioè c'è un troppo un perbenismo finto, un'eteronormatività che non va bene. E quindi niente, io oggi faccio un sim super colorato e super estroso. Bellina questa maglia. Quindi 15. Ma bellino. Vabbè, raga, lui comunque è un buono pazzesco, ovviamente. Come tutti i miei sim di colore, raga. Perché io faccio i sim di colore tutti buoni?
Cioè, comunque queste due felpe, parliamone. Adoro che sono state. Ecco, la maglia U-Girl. Dovremmo mettergli un lavorino tipo, appunto, sì. Tipo una cosa del genere, raga. Un po' di moschino, eh. Ci starebbe tantissimo. Girl, bellissimo. Oddio, vabbè, bianco ci starebbe da Dio. E andrei su un pantalone. Invece metterei un bel jeans a sto giro. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Abbiamo i jeans di Vita Ecologica che non mi dispiacciono. Anche questi sono molto belli. Però sì, io li volevo un po' più stretch. Voilà, però, oddio, comunque queste gambe un po' too much, amo, cioè, scusami se te lo dico, però erano troppo grosse. Ok, cioè, troppo muscolose in realtà. Un jeans, ma ci starebbero questi di Vita Ecologica, raga, basta, ho deciso. Oggi sono così, ve lo dico, sono bello, ma questi... A parte allunghiamo sti piedi, cioè, apriamo ste piante. Voglio proprio un simmino strano, particolare. E voi direte, ma cosa c'entra con Gemini? Allora, siccome io credo che il segno dei gemelli sia un segno molto creativo, perché io sono un segno gemelli e tutte le persone che ho conosciuto del segno dei gemelli, devo dire, mi sono risultate delle persone creative. Comunque io non ho, cioè, ho dato per scontato che ci piacevano questi capelli. Scusate. No, io volevo mettere un capello un po' più extra uso. E quindi voglio fare un simmino un po'... Wow, chic. Volevo fare un sim un po' estroso, un po'... Ricciolino mi piacerebbe tantissimo. Wow, anche un po' gaio questo, sì. Vabbè, adoro, bellissimo. Questo capello mi piace tantissimo con questo rosa. Bello, bello, bello. Volevo vedere giusto quelli di Vita Ecologica, così, dato che siamo in periodo. Ci sarebbe anche questo che io amo per Moschino Stuff. Adoro, eccoli quelli di Vita Ecologica. Sono tutti e tre molto belli. Bello, mi piace. Glielo lascerei, sapete? Bellissimo, bellissimo. Bello, bello, bello. E quindi appunto, guardate, gli hanno messo la giacca fucsia, per l'appunto. Magari per il formale metterei quelli che avevo scelto prima, che sarebbe questo. Questa giacca rosa mi piace tantissimo, quindi cambierei solo il pantalone, raga, se siete d'accordo, ma voi lo siete a prescindere perché state guardando il video, non avete voce in capitolo. E le scarpe, sì, gliele metterei tipo... Oddio. Tipo bianche? Adoro, adoro, ragazzi, questo sim. Mi piace tantissimo. Sportivo, ragazzi. Tornano i capelli di prima. Beh, lui c'ha un fisico da mostrare. Quindi, vabbè, io fossi... cioè, tipo con questo fisico... Tutto aperto, sempre. No, vabbè, io per... appunto, per il Pride dovrei mettere... Oddio, ma c'è anche questo bellissimo tatuaggio. Dovrei mettergli questo... sì, raga, scusate. Non ce la posso fare. Io amo questa magliettina. Lo voglio un po' colorato, quindi... Adoro! Adoro! Lo voglio colorato, lo voglio un po' strano. Oddio, questo pantalone è troppo bello per non mettere... Oddio! Ma è bellissimo. Aspetta, adoro, è andato. No, raga, sto amando, le scarpe secondo me stanno già bene. Adoro, sto amando fare questo sim, ragazzi, Gemini. Cioè, me lo immagino strano, capito? Cioè, allora, assolutamente senza maglietta, amo, noi vogliamo vedere i tuoi muscoli. Scusa, anzi, io te ne metto anche un po' di più. Te li definisco anche un po' di più. E direi che come, vabbè, ovviamente, super estroso, gli metterei tipo... La mutandina, bellissimo. Anche così sta bene. No, gli metto la mutandina rosa, ragazzi. Tra l'altro non l'avevo mai vista. Adoro lui, sempre truccato e con i coniglietti. Vabbè, amo, amo alla follia. Sì, rosa, vanno benissimo. Andiamo per il look da festa. E il look da festa, in questo caso, me lo immagino un po' Pride. Non so, cioè, voglio racchiudere in questo video non solo la bellezza della diversità e dell'unicità, ma voglio anche racchiudere in questo video l'importanza di rispettare innanzitutto le persone perché siano umane. Quindi non ci dobbiamo interessare al colore della pelle, che
è semplicemente una peculiarità delle persone e sinceramente io chi ha la pelle diversa la trovo, trovo queste persone molto affascinanti, pelle di colore diverso, ma in realtà anche chi ha la pelle molto bianca io trovo affascinanti le persone per esempio che albine, cioè ci sono delle persone albine stupende per esempio a livello estetico e dico proprio come gusto estetico, e poi la diversità nel senso che ognuno deve essere libero di amare chi vuole e quindi festa mi immagino in questo caso per il nostro Anthony un bel pride e quindi lo mettiamo assolutamente, guardate questi colori sono stupendi, assolutamente questo pantalone con, se trovo la tinta giù, questo, scusate, questa camicia con questo pantalone, queste scarpe io le amo ragazzi, adoro, mi piace ed è subito Pride e in questo caso, siccome siamo al Pride, il nostro Anthony indosserà una parrucca anche, ecco così vi imparate e gli mettiamo una bellissima parrucca lunghissima. Voglio una parrucca lunga ragazzi, adoro, yes, lo voglio proprio, no, Uger, io gli metterei le codine così, lo voglio proprio a far vedere che, cioè non ce ne freghiamo niente del giudizio altrui, sinceramente, ecco, gli metto una cosa, ecco, una drag favolosa, adoro, 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 assolutamente sì ragazzi, costume da bagno, ci sta bene questo, clima caldo andrei di canottiera a far vedere i muscoli, oddio questa camicia però mi piace tantissimo, la metto sempre tra l'altro, guardate qui anche a, ecco, clima caldo lo facciamo un po' più sexy, lo facciamo un po' più, guardatemi insomma. Ok, jeans, cosino di jeans strappato e gli metterei a questo punto una scarpa assolutamente nera. Oddio, nera e gialla? Anche questa ci stava bene in realtà. Absolutely. E poi andrei clima freddo. No, vabbè, parliamone. No, come cappello io volevo il, esatto, questo qui che ci esce un po' il ciuffettino. Oddio, anche il nuovo cappello di vita ecologica in effetti è bello, ma anche questo gli sta da Dio. Però questo lo usiamo sempre, quindi no, uso questo. No, volevo un, a parte che questi sono bellissimi. Non mi piace questo cappello, raga, scusate. Troppo grosso, troppo grande. Ma io questo tipologia di cappello me lo provo sempre anche quando li trovo in giro, ma li trovo sempre troppo grandi, raga. Ma no, ma che non vogliamo modificare la sua faccia adesso. Ok, questo cappotto mi piace. Anche questo mi piace molto e anche questo di vita universitaria. Anche questo, stupendo. Aspetta, aspetta, no, però volevo mettere questo, magari mettiamo un colore diverso, tipo il verde. Oddio, anche questo è bellino, però non ci sta bene col cappello. Pantalone assolutamente nero, raga, cioè, non va bene quel jeans così. Vediamo, girl, yes, mi piace. La scarpa, secondo me, potrebbe andare questa, con un po' di impunture verdi. Aspetta, fammi vedere qua. No. Queste. No, ma è un verde diverso. Questo ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Va bene, allora io direi, raga, che lui è così di giorno, così, vabbè, adoro, formale, così sportivo, adoro, ragazzi, così è da notte, così è da festa, e mi immagino Pride, ricordiamocelo, costumi da bagno, un buono pazzesco, il nostro clima caldo e il nostro clima freddo. Ovviamente questo sim, voi direte, quindi è un sim omosessuale, bisessuale? No, magari è un sim etero che decide di partecipare al Pride e decide semplicemente di essere, come posso dire, pro rispetto per tutti? Come posso dire, pro ognuno è libero di amare chi vuole? Sì, ragazzi,
Il segno dei gemelli è un segno molto complicato, molto complesso. Io lo posso garantire perché sono del segno dei gemelli e vi ho detto anche ascendente gemelli, ma vi posso anche garantire che nella nostra complessità siamo delle persone sensibili, siamo anche delle persone molto forti, siamo anche delle persone molto testarde e siamo anche delle persone però che diamo tutto alle persone a cui vogliamo bene, quindi sappiamo essere anche dolci, magari a modo nostro, e sì, siamo anche lunatici, e prendete anche il fatto di essere lunatici per essere una cosa carina, perché facciamo divertire la gente, perché non sapete mai con quale di noi state parlando. Comunque ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero anche che andrete a vedere tutti i vari video delle mie colleghe di The Sims Squad. Vi ricordo che i link sono in descrizione. Oltretutto, se siete nuovi, perché siete arrivati qui attraverso magari qualche altro canale, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace a questo video, commentare, fatemi sapere se voi siete del segno dei gemelli, che segno voi siete in generale e soprattutto se vi piace questo simino. Io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!